Partiamo dal presupposto che questa classifica può cambiare nell'arco di pochissimo tempo. Quindi, stesso ragionamento della tier list. Prendetela con le pinze. Oh no, ciao a tutti ragazzi, io sono Vergis, Gaming Tonight e benvenuti in questo nuovo appuntamento dei carissimi mazzetti top tier. I 5 migliori mazzi top tier per quanto riguarda il formato di agosto 2022. Partendo dal presupposto che non si sa quando arriverà questa bene amata banlist. Niente, ho dovuto fare un salto nel vuoto e letteralmente farvi questa lista al netto di una banlist. Io so che arriverà una banlist, non so quando, quindi io la classifica la faccio comunque, poi nel caso l'aggiornamento arriverà. Ma detto questo, vi ricordo di iscrivervi al canale, attivare la campanella, passare qua sotto in descrizione per tutti i link vari ed eventuali per seguirci al di fuori dalla piattaforma YouTube. E vi ricordo, avete qua sotto il link a Magic Corner, dove potete comprare prodotti sigillati e carte singole. Ma cominciamo con il quinto posto, ovvero Tier Laments. Mazzo veramente fortissimo. Il mazzo può calare Winda, può calare un po' tutto, si basa sulle fusioni, rimischia i suoi mostri Tier Laments dal cimitero più altra roba da mano cimitero terreno per evocare tramite fusione. E quindi riesci effettivamente a giocare sia nel tuo turno che nel turno del tuo avversario, perché per triggerare l'effetto di fare fusione il mostro deve essere mandato al cimitero, e quindi puoi mandare al cimitero sia nel tuo turno che nel turno del tuo avversario attraverso qualche effetto particolare. Insomma, ovviamente ci sono carte che ti permettono di mandare Tier Laments, che ti permettono di mandare le carte al cimitero nel turno del tuo avversario. Questo cosa si traduce? In cosa si traduce? Nel fatto che evochi Winda, evochi Dragostapelia, evochi un sacco di roba potenzialmente. Ma i mazzi che fanno Turbo Winda poi rischiano di perdere, perché magari ti prendi Droplet su Winda, ti prendi Impermanent su Winda, cose del genere. Vero, però Tier Laments ha un plus, ovvero che sfruttando questa cosa del evocare fusione tramite il turno dell'avversario, semplicemente mandando al cimitero una carta Tier Laments, può fare una bella cosa, ovvero Impermanent su Winda, Droplet, ok, va bene. Flippo la trappola, mando Shailene al cimitero, effetto, rimischio Winda e Shailene, evoco Winda. Gioca con gli... C'è una piccola cosa da specificare per fare una cosa del genere, di giocare due Winda, però, cioè, onestamente, non vedo il problema. Mazzo bellissimo. Quarto posto, prendere Despia cala tanto, secondo me. Non me la sono sentita, però, di farlo uscire dalla lista dei top tier. Sì, c'è gente che dice no, diventa rogue, diventa un tier 2 scarso. Io invece l'ho tenuto come tier 1 perché il mazzo è intoccato a tutto, letteralmente. E la vedo molto dura che improvvisamente non incominci più a dire nulla. Secondo me sarà comunque inizialmente un tier 1 valido. Poi dipenderà dalla banlist, dipenderà da un sacco di fattori e dipenderà anche dai supporti, quanto effettivamente cominceranno la gente a fare altri mazzi, appunto Tier Laments e Splite. Però, secondo me, Brander Despia rimane comunque un mazzo abbastanza stabile. Il mazzo è sempre completo, quindi non vedo per quale motivo debba perdere completamente la sua competitività. Terzo posto, Sword Soul. Stesso ragionamento un po' di Brander Despia, solo che si sa che Sword Soul può reggere in un formato del genere, perché anche in Giappone lo ha fatto per un periodo, poi è stato ittato lì e quindi ha incominciato un po' a zoppicare. Però comunque Sword Soul, ragazzi, è un mazzo che si può adattare anche in un mono meta Splite, si potrebbe adattare, quindi onestamente lo vedo come un ottimo mazzo per quanto riguarda questo formato di gioco. Ovviamente in attesa poi di Ishizu e di Tier Laments Tier 0, là sarà completamente diversa la cosa, perché secondo me nessun mazzo eccetto Tier si potrà salvare. Detto questo, comunque, il mazzo è forte, assolutamente, è stabile, non vedo per quale motivo, dato che è totalmente ittato, a parte per wow, Protoss, non vedo per quale motivo debba essere dimenticato, insomma. Il mazzo è veramente forte, veramente stabile, secondo me potrebbe ancora essere un mazzo, anzi, sarà sicuramente, secondo me, un mazzo ancora molto stabile e che continuerà a dire la sua in maniera consistente. Secondo posto, però, abbiamo Splite.
Splite, croce delizia, ragazzi. Allora, c'è molta gente che dice: oh mio Dio, è spaventata da questo mazzo perché dice: oh mio Dio, tier 0, fortissimo, la fine del gioco. Il mazzo è forte, sì, però a me tuttora non convince più di tanto. Per quale motivazione? A parte il fatto che non si può searchare Max Shira, noi evitiamo di stare a commentare questa cosa perché si sapeva, cioè da noi fin da subito si sapeva che il mazzo non avrebbe potuto fare una cosa del genere. Però comunque, a parte quello, parliamo di un mazzo che ha tante debolezze. Sì, è potenzialmente molto forte. Sì, l'entrata nel meta di Sprite ti costringe a dover non giocare più alcune carte, a doverne giocare altre. E di questo ne parleremo. Scrivetemi qua sotto nei commenti se volete un video su appunto le 7 staple, o le, meglio, le 7 entraps migliori da utilizzare per il formato che sta arrivando. Quindi il mazzo, ragazzi, sì, per carità, è forte, ma non sarà mai forte quanto in Giappone, perché qui è realisticamente hittata a meno roba rispetto al Giappone. Flanderis è full power, Sworsole è full power, Despia è full power, abbiamo praticamente tutto full power. Quindi, cioè, tu lo guardi sto panorama e dici: sì, Splite è forte, per carità, però non lo vedo anni luce avanti agli altri. E infatti è anche secondo. Secondo a favore di quale mazzo? A favore di Therion Punk, che, ragazzi, è un mazzo della Madonna. Cioè, a parte il presupposto che Punk lo prendi Tier, li metti insieme e hai creato Punk Tier, ed è realisticamente un mazzo Tier 1 per questo formato. Però oltre a questo, ragazzi, Therion Punk è veramente forte. È l'unico mazzo che può utilizzare Therion in una maniera sensata e che sia effettivamente forte, che faccia effettivamente qualcosa. Il mazzo è forte, combo incredibile, gioca anche Brave, è assolutamente incredibile. Potrebbe sì dire ciao ciao a breve con Fiber a zero, realisticamente, però finché Fiber è in giro io onestamente non mi sento di scalare questo mazzo al secondo, terzo, quarto, fuori dalla classifica. Ed è il mazzo migliore secondo me sopra a Splite. Detto questo, comunque, ragazzi, ovviamente io sono aperto ai vostri commenti, quindi, e i vostri pensieri. Scrivetemi qua sotto che cosa ne pensate per quanto riguarda questi mazzi e che cosa ne pensate per quanto riguarda il formato di Yu-Gi-Oh! Che si verrà a creare adesso. Ovviamente poi post banlist faremo tutto un altro discorso, si pensa. Detto questo, signori, noi ci vediamo come al solito con un nuovo video prossimamente alle 15, realisticamente dopodomani alle 15. Ciao ragazzi, aspetto i vostri commenti.